Scooter. E registriamo anche. Bene, allora intanto buonasera a tutti, benvenuti, grazie di essere qui. Oggi è lunedì 8 maggio del 2023 e questo è il nostro settimo appuntamento della stagione inverno-estate 2023. Diciamo che in questi ultimi incontri ci stiamo occupando un po' più della parte superiore dell'enneagramma rispetto al centro inferiore. Nelle scorse stagioni abbiamo molto lavorato sulle varie passioni dell'enneagramma, su i sottotipi, anche la trasformazione, eccetera, mentre adesso ci stiamo occupando un po' più del centro superiore dell'enneagramma, ovvero dell'essenza, dell'essenza che è qualcosa che è sempre presente al nostro interno, no? Come se fosse un po' una scintilla divina, un Buddha che è dentro di noi. Ma come nella mitologia greca, una volta che attraversiamo dopo la nascita il fiume Lete, improvvisamente l'oblio e scompare dalla memoria, no? Questa presenza divina in ciascuno di noi, che è qualcosa che poi piano piano andremo attraverso la consapevolezza, attraverso il lavoro personale di crescita, eccetera, in qualche modo a recuperare. Diciamo che l'aspetto privilegiato di accesso all'essenza è proprio il tema della virtù, che nel centro superiore dell'enneagramma, nell'essenza, va in qualche modo a ricoprire l'aspetto emozionale dell'enneagramma, mentre nella parte inferiore parlavamo delle passioni che in qualche modo, in quanto passioni, sono emozioni che creano, come dire, dei meccanismi di automaticità e ci trasformano in qualche modo come in macchine che ripetono sempre lo stesso copione, lo stesso movimento. Quindi, come dire, attraversare questo sentiero verso la virtù invece ci riporta, diciamo, nella pienezza, se vogliamo, del nostro potenziale. Adesso mi viene in mente che tanti anni fa lessi un libro delle sorelle Andreas, che scrissero un libro a proposito dei nuclei profondi del sé, e loro avevano scoperto, per altra via, che questi nuclei profondi del sé poi alla fine erano, come dire, dei nuclei di amore, di pace, di armonia, di felicità, di gioia, eccetera, che possiamo in qualche modo considerarli molto vicini alla nostra essenza. Questa sera ci occuperemo della virtù dell'Enneatipo 3, che è proprio l'autenticità. Diciamo qualche parola sull'Enneatipo 3, giusto per, come dire, tratteggiarlo un pochino. Poi ovviamente vi rimando sempre ai testi di Claudio Naranco, soprattutto Carattere Nevrosi, che è un ottimo libro che ci permette di approfondire l'Enneagramma, ma anche quel libro che abbiamo considerato
molti incontri sulle esperienze di trasformazione con l'Enneagramma, in cui ci sono proprio tutti i sottotipi e il lavoro fatto. Cosa possiamo dire dell'Enneatipo 3? Diciamo che l'aspetto centrale dell'Enneatipo 3 è proprio l'idea di trasformare se stessi in un'immagine che è presentabile al mondo, insomma, no? Quindi dare agli altri un'immagine che gli permetta di essere accettati, accolti, amati, stimati. Il problema è che poi l'Enneatipo 3 ovviamente si identifica un po' con l'immagine che dà agli altri e questo ovviamente poi può creare tutta una serie di problematiche. La prima di tutte è proprio l'inautenticità. No, tant'è vero che la fissazione, se la passione è, come dire, la vanità, la fissazione, cioè la filosofia, è un po' l'inganno. È un po' come se il 3 pensasse che è tutta una recita, che tutti recitano una parte e che quindi legittima in qualche modo anche la sua modalità di recitare una parte. E questo ovviamente li allontana da se stessi, e questo diciamo che è una delle problematiche del 3, anche se, appunto, come sapete, il 3 è uscito, diciamo, dalle codificazioni, dalle nosologie dei disturbi mentali, perché essendo, come dire, un modo di funzionare molto diffuso, sembra normale, insomma, no? Cioè, sembra, quindi è un po' la tipologia americana, no? Se volete, tant'è vero che uno dei mali del mondo, o meglio, il male del mondo che il 3 porta nel mondo è proprio il mercantilismo, no? Cioè, come dire, che tutto si può comprare, tutto si può vendere, no? Cioè, come dire, una sorta di merce di scambio, insomma. E sono persone molto orientate al successo, sicuramente Matteo Renzi può essere un buon rappresentante del sottotipo sociale, che, come dire, è proprio la persona di successo, sono quelli che si pongono degli obiettivi, li vogliono realizzare, vogliono avere una visibilità e ovviamente vogliono anche guadagnare soldi, perché se tutti guadagnano soldi, anch'io devo guadagnare soldi, insomma, no? Questo è un po' poi. Tutto ciò che è importante per gli altri deve essere importante anche per me, quindi, come dire, e questo perché costantemente sono un po' negli occhi degli altri, insomma, no? Il sottotipo conservativo invece è più sulla sicurezza, a meno l'immagine, tiene meno all'immagine, ma, come dire, mette la vanità. Magari in cose più concrete, no? Magari, che ne so, nella professione, nell'approfondire delle tematiche, nel fare le cose per bene, eccetera, insomma, no? Più che all'immagine, però in questo diventano molto molto importanti. E il sessuale, che invece mette di più la vanità nel rapporto di coppia, no? Cioè un po' come diventare la migliore moglie, il miglior marito, il miglior padre, la miglior madre, insomma, in questa dimensione un po' ideale, insomma. E tornando invece, diciamo, alla virtù, che anche qui diversi autori vedo che scrivono cose leggermente diverse, perché ho trovato anche verità per alcuni autori, onestà per altri, autenticità.
Diciamo che a me piace di più il termine autenticità perché, avendo frequentato un po' il mondo della terapia della Gestalt, credo che questo dell'autenticità sia un aspetto, che nella Gestalt è molto presente, no? L'essere molto in contatto con se stessi, l'essere nel qui ed ora, eccetera, cioè il poter esprimere quello che ci che si sente, e quindi credo che così, per quanto mi riguarda, l'autenticità è il termine che mi risuona meglio, insomma, no? Che sicuramente anche a Claudio Naranco, che ricordiamo adesso è scomparso da qualche anno, ma è stato proprio l'ultimo allievo diretto di Fritz Perls per molti anni e anche, diciamo, un po' il capostipite, come dire, della terapia della Gestalt. E quindi autenticità cosa può voler dire? Vuol dire un po' giocare a carte scoperte, mentre l'NLP 3 tende a nascondersi un po' dietro l'immagine, dietro il ruolo, eccetera, e quindi l'inautenticità è sempre in agguato, allora giocare a carte scoperte, quindi essere veramente in contatto con se stessi e poter esprimere le cose sia positive ma anche quelle negative, perché ovviamente quelle negative sono più difficili da esprimere in quanto l'Enneatipo 3 ovviamente non può dire che le cose vanno male perché è come se dividesse il mondo tra vincenti e perdenti, e lui vuole essere un vincente, no? Non vuole essere un perdente. Dunque, non può dire che è depresso o che c'è qualcosa che gli sta andando male, perché questo gli farebbe perdere, come dire, visibilità, gli farebbe perdere in qualche modo l'idea luminosa che gli altri hanno dell'Enneatipo 3, insomma. E in questo vi ricordo il film di Meryl Streep, il diavolo, in cui era protagonista Meryl Streep, Il diavolo veste Prada, che appunto aveva un'immagine pubblica meravigliosa, fantastica, eccetera. E poi nascondeva però il fatto che in realtà in casa le cose andavano malissimo e addirittura si stava separando dal marito, ma questo ovviamente nessuno, era un segreto assoluto, insomma. E diciamo, quindi giocare un po' a carte scoperte vuol dire le cose come sono, no? Come le persone le sentono, no? E questo vorrebbe dire anche partire dai propri bisogni, perché il grosso problema, diciamo, dell'Enneatipo 3 è che, essendo sempre un po' negli occhi degli altri e nel mantenere la propria immagine, poi fatica a sentire se stessi, se stesso, se stessa e i propri bisogni, e quindi anche a muoversi nella direzione dei propri bisogni, che ovviamente è la direzione virtuosa, insomma, no? Cioè, nel senso che può effettivamente innescare una dimensione virtuosa in cui, ovviamente, partendo da sé e agendo all'interno della realtà per poter soddisfare poi un proprio bisogno. E questo è un aspetto molto molto importante. Un altro elemento importante è che spesso i tre hanno, ovviamente qui poi io parlo in generale, poi ci sono tre più evoluti, meno evoluti, come ovviamente tutti gli enneatipi, ma i tre tendenzialmente proprio questo fatto che tendono a dividere le persone in vincenti, perdenti, e poi ovviamente
hanno la critica costante degli altri, insomma, no? Perché dividendo buoni e cattivi in qualche modo gli altri c'è una critica la linea, diciamo, di confine è proprio l'efficienza, no? Cioè quanto sono efficienti nel realizzare i propri obiettivi, quanto sono in grado, no, di portare a casa i propri obiettivi. E questo mi fa venire in mente un collega di Boston, Vincent Miller, che venne in Italia, all'epoca in cui io frequentavo i luoghi della Gestalt, e raccontò per l'appunto che molte persone famose andavano da lui e come dire, ed erano molto persone molto concorrenziali, no? Cioè quelli che avevano fatto la migliore università, i migliori voti, la miglior fidanzata, il miglior matrimonio, la prima casa, la seconda casa, la casa al mare, poi quella in montagna. E dopo un po' si fermava e dice: e adesso cosa faccio? Cosa? No. E Vincent raccontava che molti poi si deprimevano, perché ovviamente, cioè, è un po' come se volessero sostituire con gli oggetti esterni, una sorta di felicità che noi possiamo toccare solo se tocchiamo la nostra essenza, no? Cioè, come dire, la felicità, l'armonia, la pace, la tranquillità è dentro di noi, non può essere all'esterno, insomma. E quindi è proprio tutto un lavoro, che va rivolto a se stessi, insomma, no? E l'ultimissimo aspetto che va un po' insieme con il discorso dei bisogni è proprio quello del riuscire in qualche modo a essere più, a crearsi un proprio centro e a partire da un proprio centro. E questo ovviamente, come spesso abbiamo detto, per molti eneatipi, la meditazione è sicuramente uno degli aspetti importanti, no? Per costruire questo centro e mantenerlo nel tempo. Bene, io mi fermo qui, vi do un po' il tema che adesso con l'esercitazione in coppie e prendendo spunto proprio dall'Eneatipo 3, l'idea è proprio di lavorare sull'autenticità. È un tema un po' difficile, ovviamente, per tutti, no? Non, per il 3 sicuramente è un tema molto complesso, ma che riguarda tutti, perché tutti in qualche modo manteniamo una maschera, no? Poi il 3 per eccellenza, ma non è che il 7 non c'ha la maschera o il 6 non ce l'ha, eccetera. Allora l'idea è proprio quella di stimare 0-10, come dire, il termometro dell'autenticità, quanto ci sentiamo autentici. 0-10, diamoci un valore e dove facciamo fatica a essere più autentici. Perché magari in alcune situazioni siamo ovviamente più autentici, in altre situazioni facciamo un po' più fatica. E chiediamoci anche qual è un passo che possiamo fare non so, per dire, io 0-10 penso di essere autentico 7. E mi chiedo qual è il passo per arrivare a 7,5, un passino per cos'è che posso fare in più per. Questo fatelo come riflessione, perché poi lo utilizzeremo anche nella pratica meditativa, no? Cioè un po' come dire,
qual è l'ostacolo che mi impedisce di arrivare a 7:30. E quindi l'idea poi di lavorare un po' sull'ostacolo. Utilizzate anche qui, diciamo, la condivisione, ma anche con censura. Con censura vuol dire che magari se vi viene in mente una cosa in cui non siete autentici, ma che fate fatica a condividere, tenetevela per voi, potete dire, ecco, in questo momento mi è venuto in mente questo tema, ma preferisco, come dire, non condividerlo. Poi uno si prende anche qualche istante per analizzarlo, intanto l'altro magari ti ascolta, sta un po' in presenza. Perché intanto lo mette a fuoco, insomma, no? Cioè perché, diciamo, il diventare consapevoli di un aspetto, come dire, è sempre un passo importante, no? Nel senso che se io sono consapevole di qualcosa, poi magari piano piano posso anche produrre un comportamento, come dire, consapevole, un comportamento costruttivo in quel contesto, in quel determinato ambito. Ok, allora io mi fermo qui. Adesso facciamo la terapia mutua e poi ci rivediamo verso le 20:55, dove faremo poi inizieremo la pratica meditativa.